bene. Qua a destra mi indica adesso. C'era una porta. Ma lì è il salvataggio. Per curiosità, per questa cosa, questa strada forse non la metterla, sali su. Sali su ancora. Tipo, prova a mettere una bomba a questa altezza. Cioè, metti una bomba e poi col. C'è la gigabomba. Vabbè, non importa. Comunque, non capisco perché qua mi segna evidentemente sbagliato. O è più su. Forse è più su. Vabbè, non importa. Comunque è una cosa che ti porta. C'è un, tipo un'altra strada. Sì, un'altra strada che io forse non ho mai trovato. Che porterebbe a cosa? Ma porta a nulla, cioè nel senso è una cosa che poi sblocchi dopo, però io non l'ho mai trovata, secondo me. Comunque no, adesso non su. Adesso le gigabombe, ti ricordi? Devi tornare a North. Sai quel punto dove c'era, dove ti faceva vedere dei 4 gigabombe lì? Non mi ricordo più dov'è. Devi scendere tu, devi tornare dove sei venuto. Questa è la gigabomba. Ah, qua, questa è la porta. Sì, quelle gialle sono porte che si aprono con gigabombe. Hai atteso nel momento, cioè nel luogo sbagliato. Questo sì, non c'è quelle cose che fanno per me. Dai che entro la fine del gioco sarai un. Avendo giocato al Fusion dovrebbero essere pane per i tuoi denti. Ho giocato al Fusion ma qualche tempo fa. Poi cioè, che vuoi è tutta una cosa. Non neanche colpito, sono troppo forte. Li gioco tutti, se mi scarico le modalità del veramente test. Hardcore gamer, devi scendere, metti, apri lì, cerca di sparare giù, tipo ghiacciato. Sì, so che mentre sono sceso giù mi sono messo a pallina, quindi per la paura. Sì, chiaramente. Adesso puoi andare a aprire quella porta lì, fa che andare a aprirla. Metti una giga. Metti una giga bomba qua, che mi sembra che tra l'altro apre anche questo blocco. Bam, beccati questo. E qui, se non sbaglio, alla fine ci dovrebbe essere solo la raggiunta. Una cazzata galattica, non so. Una cazzata spaziale per rimanere in terra. Genialata. Ghiacciarli. Così non li distruggi. Esatto. Però le punte. Quello mi sa che sei. Oh, aspetta, esatto, che si scorge. Ma sì, ma viaggia nel buio. Serve il raggio gancio, niente, non andare. Torna indietro. Ah, niente, me ne vado. Ah, però qua c'è il visore raggi, solo che appunto ti serve il raggio gancio. No, maledizione. Praticamente, maledizione. Praticamente al buio, le piattaforme tendono a non vedere i soldi. Ok, torna a North, cioè quindi torna indietro. Cioè torna indietro, torna giù sotto dove arrivavo. Gigabomba. Sì, metti gigabomba. Così qualsiasi cosa è distruttibile, lei la distrugge. Sarà appena ridata quel segno. Ok, me ne vado giù. Sì. Spara al ghiaccio così almeno. Al massimo ti fermi. Vai qua, che forse c'è una voce, una ricarica energia. Mamma mia, che memoria. Fotografica. Che memoria. Guardare queste mappe alienante. Ma veramente? Adesso sei esattamente. Ok. Lì è la fregatura. Mi serve tutta antigravità, purtroppo l'acqua crea questi problemi. Ricordati di correre veloce fino al fondo. Yes.
perché tra l'altro esatto, e qui metti la gira bomba. Adesso sei esattamente qua, c'è un pezzo odioso perché c'è un'espansione missile in una stanza dove le piattaforme come le tocchi spariscono, quindi cioè spariscono e ricompaiono in continuazione, cioè tu semplice contatto adesso è visto praticamente. Tu cosa devi fare? Dovresti sfruttare i cose che girano intorno per risalire, perché praticamente l'espansione missile è in cima della stanza, tu sei qua, dovresti gelare il nemico, poi saltare su quello e saltare immediatamente sul nemico, poi gelare il nemico, va bene, poi tipo andare avanti così. Difficile. È difficile, sì. È tosto. Questo pezzo credo che richiederà molto, tra l'altro per 5 sporchi missili, cioè, che stiamo, combattiamo questa battaglia per 5 missili. A un certo punto, adesso cerca di saltare, perfetto, gelalo di nuovo, e rivelo la fregatura, perché poi ti cadono se ti togli la piattaforma, adesso hai un, a un punto d'appiglio in meno, guarda che puoi rientrare e uscire dalla stanza. Oddio, vabbè. Qua ci vuole un po', Cazzo, ci avevo così fatto, e dov'era questo? Prova tu, guarda. È in alto. Ho cambiato i comandi, È in alto, sì, no, ma... in alto nella stanza, quello è il problema. Oh, l'ho girato al volo. No, porca. Fantastico. Qui, bisogna avere di... non riesco a saltare immediatamente. Appena tocco dovrei saltare, non riesco. Tentativi multipli, ma però è una cosa per niente fondamentale per vincere, peraltro. Però, siccome vogliamo fare una sorta di wipeout, certo che se mi lagga nel momento topico del salto, porca miseria, già non è semplice. Però è che non puoi, perché se potessi sparargli di nuovo per gelare, anzi adesso, lo ammazzo, quello. Di poco tempo per ragionare, ancora meno per agire. Mi chiedo cosa vuole fare. Porca miseria. Vieni. Ho capito. Potevi salire sulla piattaforma. Che angoscia. Ce la faremo. Perché mi sono tolto l'ultima, se non faccio una cosa che porca miseria, devo poter saltare subito. Se vai bene, questo è molto più difficile, questo che non che tutto il gioco, è tutto il gioco, esatto. La parte difficile del gioco questa, adesso la fama è solo da questa dannatissima. Sì, i nemici li spazzi via tutti. Tra l'altro dovevi farlo, se no queste. Adesso non andare sotto che c'è il boss. Salve, ecco, vedi che c'è il punto di salvataggio. No, esatto. C'è più avanti. No, aspetta. No, nella porta superiore, scusa. Di qua. Sì, no, di lì vai avanti. La porta di sopra. Sono proprio questi due ananas rossi che danno ananassi rossi. Ananassi. Che sparano le puntine. Tra l'altro hanno lo stesso sparo iniziale. Anche loro sono armati di scatole di puntine da disegno. Adesso devi andare avanti. Devi andare a distruggere il boss che c'era sotto. Che per si chiama.
Dovrei dire Donata. Crocomire. Scusa, ho sbagliato, cioè bisogna dire che quando vedo devi andare giù. Quella porta in basso verde. Quindi poi di qua ci vai dopo. Ok. Qua, la porta lì verde. Aspetta, cos'è che ho già messo? Su quello lì se ne sono. Caspita. Ok, questo devi. Per ucciderlo devi farlo arretrare. Colpendolo. Sulla destra. Devi fare. Quando apre la bocca gli devi sparare o il colpo caricato, esatto. Oppure un missile. Direi che tipo, non glielo fai prima, apre la bocca. Tu devi colpirlo quando l'apre. Lui arretra fino a cadere nel mare. Era più difficile prendere quella. Decisamente. Non c'è paragone. Ma questo qua non è come uno dei quattro boss, diciamo che questo è un semi boss, ma infatti è definito dalla mappa che ho, che sto montando, un mini boss. I boss veri sono Cried, andai a cagare. C'erano delle bollicine simpatiche perché lui sta respirando sott'acqua, sotto la lava. C'erano prima le bollicine che venivano su. Comunque tu vai verso destra, tanto non puoi andare verso destra. Adesso qua saresti bloccato. Adesso fa solo una fugace comparsa per sbloccarti la strada. Allora siamo di nuovo a 3/4 d'ora. Questo bene. Abbiamo di nuovo sparare. Abbiamo di nuovo sconfitto il nemico. Quindi sono su un ammasso di ossa. Questo è guarda, tra l'altro qua c'è proprio un punto di salvataggio. Così almeno salviamo e poi decidiamo se andare là. Scendendo sotto, scendi sotto, sei giù in questa stanza. Ecco, fa che no, vai a destra. E qua c'è un punto, un save. Ottimo. Salviamo e poi decidiamo se continuare. E che lo stiamo facendo? Questa è sempre la stessa serata, adesso queste parti qua verranno dilazionate in svariate settimane, vabbè, svariati giorni. Sui conti, non è che c'è. Però penso che lo finiremo. Sì, bene, nel giro di 2 o 3 giorni. Cioè, sì. Quindi per adesso stacchiamo e poi ci ritroviamo.